Ciao a tutti, come vi dubbio, sono Nicco. Oggi ci troviamo in questo piccolissimo video appunto per annunciare i vincitori del contest. Sono le 6:30 in questo momento e come avevo detto ai partecipanti io sto registrando perché ho detto all'inizio il contest doveva finire alle 3:30/4. Solo che poi io sono dovuto andare a studiare, assolutamente non avevo il tempo, intanto mi è arrivata un'ultima copertina. E quell'ultima copertina ha fatto proprio la differenza, ragazzi, nelle posizioni. Ma adesso, ragazzi, bando alle ciance, ciancio alle bande, vi mostrerò tutto e niente, possiamo partire. Allora, innanzitutto, ragazzi, vorrei aggiungere che vi ringrazio tutti molto per aver partecipato. Ma ve l'ho già detto su Skype, appunto, ai partecipanti. Visto, ragazzi, che io ipoteticamente avrei 10. Avrei una top 10 appunto, che sono tra l'altro le 10 che mi sono arrivate, però uno ha voluto che non la mettessi, la V1, invece io invece ragazzi volevo mettere sia V1 che V2, per comunque mostrarvele anche a voi nel caso magari volete una grafica, appunto ci sono appunto questi grafici che mi hanno fatto a me la copertina, ma potrebbero anche farla a voi magari se avete i requisiti. I canali di tutti i designer che hanno partecipato saranno nella descrizione, il vincitore in particolare. Possiamo partire. Ora ragazzi, nella posizione numero 9 troviamo Kenu con la versione 1 della copertina che vi ha fatto. All up on my dick, I got a lot of O's. All up on my check and yeah, that loud ass shriek. Poi passiamo alla V2, sempre fatta da Kenu. Mi dispiace Kenu, ma non sei riuscito a migliorare di molto la posizione, però da 9 a 8 c'è già qualcosa che mi piace di più. Posizione numero 7 troviamo invece Master Player. Bar trying to get out of cluster of fours. When that bottle pours, I just keep drinking it straight and get faded and pass out on floors. Homies like, bro, that's my girl. What the fuck are you doing? Oops, ain't know that was. Alla posizione numero 6 troviamo Metil. Passiamo adesso alla numero 5, che è stata un'idea unica che c'è stata in questo contest, che però ha un'unica pecca, probabilmente se non avesse avuto quella pecca sarebbe arrivata anche più avanti. Sto parlando di Venao Arts, ragazzi. Per poi passare ad Ares 2306, la versione numero 1 della sua copertina. E mi è piaciuta, ragazzi, ancora di più la versione numero 2 che mi ha fatto. Ci avviciniamo, ragazzi, alla posizione numero 2, che in questo caso è, ragazzi, Yoko Arts. E adesso, ragazzi, passiamo alla prima posizione. Alla prima posizione doveva esserci questa, la copertina di Dani, che comunque non, sinceramente non mi stava convincendo troppo. Infatti stavo decidendo bene se mettere Yoko o Dani alla prima posizione, anche se gli effetti che ha fatto Dani in questa copertina sono veramente molto belli. L'unica roba, ragazzi, era la mappa fatta così, non mi piaceva la mappa messa così, anche la scritta su Avegis messa così, anche il rig del personaggio, cioè messo in quella posa lì, non è che mi piacesse molto. Gli effetti erano una roba, ragazzi, che però davano molto punteggio, e anche il font che ha usato per la scritta dava molto punteggio. Ma dopo, ragazzi, mentre stavo studiando, mi è arrivata la versione numero 2 della sua copertina, che è appunto la vincitrice a questa copertina del contest. Ragazzi, questa copertina è qualcosa di fenomenale, che mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuto tantissimo dove è stata messa la scritta.
Il font ovviamente è sempre quello, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto anche quella specie di fuoco che c'è intorno alla spada. Mi è piaciuto molto il modo in cui è stato messo il rig. E questa qua, ragazzi, era una copertina veramente degna, secondo me, del primo posto, e non potevo non darla appunto a quest'ultima che ha veramente meritato. Quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che i partecipanti siano stati bene o male contenti del loro risultato. Spero che chi è arrivato in posizione più indietro capisca magari dove ha fatto lo sbaglio e guardi magari quella che hanno fatto quelli che l'hanno superato e magari capisca magari come migliorarsi anche. Non saprei che dirvi veramente, mi dispiace, cioè io vorrei far vincere tutti, però in questo caso ragazzi io metto il vostro canale di tutti nella descrizione, chiedete magari a tutti i ragazzi di farvi magari una copertina perché magari hanno tutti degli obiettivi diversi, dei requisiti diversi, ecco non mi veniva la parola. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto e adesso andrò a editarlo. Niente, detto questo da Nico è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Just the hottest mess. You're simple. You are not complex. I'm sorry. I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Whiskey, no rum. I gave her something to rub on her gum, and her face just went numb. Still going dumb because I know where I'm from. Rubber, I speak that Bay Area tongue. Talking about whiskey bottles. La 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 la.